mia professione, a mia madre, alla Madonna e a tutta la mia famiglia. Quindi se dobbiamo fare qualcosa per le donne, dobbiamo sempre chiedere. Pietra Cupo si deve preoccupare quando non chiederò più, significa che sono stanco. Invece bisogna chiedere e devo dire anche che queste richieste vengono accolte. Abbiamo creato due gruppi, secondo me straordinari, e stiamo cercando ancora delle figure. Forse abbiamo trovato anche due figure, una psicologa con una sua allieva, molto probabilmente, che noi abbiamo scelto. Quindi vuol dire che noi cerchiamo di offrire quello che ci dà meglio sul mercato, ma nel senso buono, perché la scelta la facciamo prima vedendo le caratteristiche umane di questi soggetti, perché le donne sono complesse da un punto di vista di vita, e dico che è così. Allora bisogna trovare tutte le persone capaci di ascoltare le donne, perché vedete, io visito tantissime, molte volte mi accorgo che le donne non vengono nemmeno più per essere visitate, ma per parlare, perché non riescono a parlare più con il proprio marito, non riescono a parlare più con i propri figli. È reale quello che sto dicendo, per cui io ho imparato e faccio, diciamo, il medico senologo, l'assistente sociale, il confessore in talune situazioni, anche il consigliere. Allora che cosa voglio dire? Voglio dire solo questo, voglio dire che il mondo femminile è un mondo a parte, è un mondo meraviglioso, perché le donne hanno una fantasia che agli uomini mancano, e infatti sindaco, io dico sempre che lei si dovrebbe circondare di 10 assessore donne, perché sicuramente renderebbero tantissime. E voglio dire, una delle cose più felici che c'è stato è stato l'incontro con le associazioni. Ho conosciuto Adelina, una donna, io dico una donna nata per fare battaglie, però battaglie sociali che danno grande beneficio alla categoria delle donne. Ho conosciuto il presidente Landos di Mercato San Severino, di Battipaglia, persone straordinarie che ti chiamano in continuazione. Perché? Perché questo è il rapporto che bisogna avere con le donne, e bisogna dare il tempo. Io non chiudo mai il telefono, quando loro mi chiamano e non mi trovano, io la sera fino a mezzanotte chiamo a casa loro, perché hanno un problema ed è reale. E poi ho apprezzato molto una cosa che ha detto il sindaco: non competizione ma collaborazione. Da parte, lo dico, da parte della nostra struttura, perché io mi sento parte integrante della struttura, perché ho avuto altre offerte di lavoro, ma ho fatto cadere semplicemente perché ho trovato un ambiente eccezionale. Da parte nostra c'è grandissima collaborazione, sindaco, da parte di alcune strutture pubbliche. Salernitana questa collaborazione non l'abbiamo trovata, anche l'abbiamo trovata degli ostacoli, si può dire. Allora che cosa vuol dire? La politica serve a questo. Se un giorno lei ci incontra, fa un incontro tra noi e loro, perché noi vogliamo collaborare, perché abbiamo capito che in questo centro della sanità al primo posto c'è il paziente, poi noi siamo tutte stelle che dobbiamo girare attorno a questo paziente che è il sole.